Che meraviglia! Che bello, Marcello! Ci siamo! Adesso ti facciamo vedere come si producono anche in casa i microgermogli. Ma questa è la pianta, questo è il pisello, giusto? Pisello! Ti faccio vedere. Questo è pisello! Ma guarda che belli! Questo è rafano. Rafano, questo? Ravanello. Ravanello, questa è rucola. E adesso Marcello ti facciamo vedere come si possono preparare anche a casa. Perché ragazzi, oltre a venderli agli chef, hanno dei kit che si possono acquistare perché i microgermogli si possono fare anche in casa. Ragazzi, ma allora partiamo sono anche buoni. Il sapore è buono. Esatto, abbiamo certo. Questo lo so. Sono buonissimi. Adesso li vedremo anche ma ti faccio vedere, mi mangio la rucola. Fai vedere. Eccola. Buona la rucola. Ci sta. La borragine. Cioè, il pisello sta divisa. Basterebbe prenderne un pochino sparsi per fare una bella insalatona. Bravi. Marcello, che noi prepareremo? Vediamo, allora. Come si possono fare in casa? Velocemente. Substrato. Allora, ci serve il substrato, abbiamo due tipi. Nel kit abbiamo il substrato della fibra di canapa. Li mettiamo dentro in questa vaschetta. Si mettiamo fa impregnare l'acqua. Con l'acqua, Marcello, vedi? Si impregna con l'acqua. Dopodiché mettiamo a dimora i semini, è vero? Esatto. Vai. Abbiamo qui i semi dell'aglio. Semi dell'aglio. E i semi del pisello. E i semi del pisello. Io uso l'aglio che è più facile, li ho messi. Ora che si fa? Si copre? Esatto, si mettono al buio così che pensano che sono al buio. Sotto la terra. Come se fossero sotto la terra. Li prendiamo in giro, però crescono bene. Però adesso è il momento di mangiare, Marcello. Ecco, io vado con Uli dallo chef, tu cortesemente vai ad apparecchiare. Stavolta non mi fregano, Marcello. Ecco, non mi fregano perché il piatto è ricco questa mattina. Ti presento Alessandro, che è uno chef stellato che vive qui a poca distanza. Ciao Marcello. Ciao Alessandro. Ma vedi, hanno imparato i miei ospiti. Sono autonomi ormai i miei ospiti, Marcello. In provincia tu dimmi che ti eri preoccupato. Perché i microgermogli sono micro, ma si usano in cucina con una facilità perché sono un nutrimento. Esatto. Come li usiamo? Allora, questi germogli si possono utilizzare in diverse maniere. Noi abbiamo utilizzato per un piatto che andiamo a fare, sono dei tortelli con i quali abbiamo fatto una pasta verde di aglio orsino. Wow. Li riempiamo con la... Vediamo. Con la ricotta. Ricotta di malga, Marcello, ovviamente, perché siamo in montagna e anche la ricotta arriva dalla montagna. Esatto. Vedi che classe. Meno male che noi però abbiamo chiesto a mamma tua di prepararci qualche piatto easy per noi, che siamo gente del popolo. Questa non siamo stellati. È una liquirizia che raccogliamo nel bosco. Sì, e i microgreen dove sono? Alla fine. Per l'impiattamento finale. Per l'impiattamento e poi perché così non si rovinano, li mettiamo alla fine e rimangono molto belli. Sta avvenendo bene. Però sai una cosa, Marcello? Bello e anche molto profumato. Solitamente si ha un po' di pregiudizio quando si va dagli chef stellati. Ah, mettono i fiorellini, mettono le erbette. Ma queste erbette, come le chiamiamo noi, gente normale, sono un nutrimento importante, certo. Uli, vero? Con le forbici. Sì, anche perché non è solo un abbellimento l'erba. Cosa hai messo? Qua abbiamo messo il nasturzio. Il nasturzio, Marcello? Io non lo conosco. Quindi si può mangiare così? Certo, questo è molto piccante, però è molto profumato. Ma c'è piccante. È buono. Si fa difficile la situazione. A me piace il piccante. Poi andiamo a mettere delle altre erbettine. Cos'è questa? Questa è un'erba che si chiama rutta, un'erba amara. Un'erba amara. Si usa anche per fare la grappa. Ah, pensa un po'. Quindi è complicato utilizzarli in cucina? No, è molto semplice, si può fare diverse cose. Adesso vi faccio vedere anche... Vediamo perché il tempo scorre. Ma che bello! Quello che abbiamo messo sopra è una salsa che abbiamo fatto con i germogli. Bello. Questo poi lo ritroveremo a tavola. Brucia, scotta. E per non buttare via la base, perché noi non siamo contro gli sprechi. Qui utilizziamo la parte della cima. Guarda, facciamo vedere come si tagliano. La cima si recupera per fare le decorazioni dei piatti. Questo è molto concentrato, quindi ne basta poco per utilizzare nel piatto. Cos'è? Questo è il... Buono. L'acetosa, quindi leggermente acidula. La base invece
La base per cosa lo usiamo? Andiamo a utilizzare per fare un concentrato. Ah, una salsa. Vabbè, ah, bello, sì, adesso mi sta arrivando il sapore. Adesso vi faccio solo vedere perché altrimenti non utilizziamo. Andiamo a utilizzare chiaramente un goccino di acqua. E questa salsa poi servirà per abbellire e arricchire il nostro piatto, chef? Quello praticamente è un concentrato. E questo ve lo faccio vedere già pronto. È un... Me lo fai assaggiare, chef? Certo. Perché devo controllare tutto. Hai capito queste microverdure? Marcello, qui non si butta via nulla con le microverdure anche. Ma che bello. Guardate com'è bello verde, bello ricco di clorofilla, bello profumato. Bello piccantello. Bello piccante. Monica, ci vediamo tra un po'. Con questo non vedo la tovaglia. Ah, sì, eccola là. La tovaglia a quadretti c'è, sto tranquillo. Ci vediamo tra poco al gran finale. Ora spostiamoci sulle tracce della...